Spagna con Easy Lady, 7:36 minuti, qui oggi giovedì 28 marzo, good morning Milano a tutti ancora, in diretta qui su Crystal Radio, FM 96.2, DAB Plus e tutto quello che volete, ovviamente ci siamo anche sull'app di iOS e Android, sul sito internet, ovunque voi vogliate ci trovate, vi ricordo anche il nostro sito goodmorning.milano.it. Perché ho dovuto fare tutto questo preambolo tecnologico? Perché sono con uno dei miei maestri, anzi potrei dire, di uno dei miei maestri che mi hanno conosciuto quando ero un giovane diciottenne che voleva affacciarsi al mondo della televisione. Invece c'era questo umaccione così tanto, tanto bello e buono, però sembrava invece cattivissimo. No, non è vero, sto dicendo tante cose buone del nostro Gabriele Di Matteo. Buongiorno Gabriele. Ciao Fabio, come va? Benissimo, benissimo, ti vedo in forma splendente, sempre bello averti qui, insomma è sempre bello sentire parlare te di tecnologia, ma non solo di tecnologia si parla questa volta, nonostante tu abbia scritto un libro che appunto avete presentato ieri, giusto, se non sbaglio? Sì, il libro è stato presentato alla Mondadori Duomo, però te lo faccio anche vedere Fabio, è questo qua. Ecco qua, intelligenza artificiale, come usarla a favore dell'umanità con la U maiuscola. Esatto, quindi il punto è proprio questo, già nel titolo. L'intelligenza artificiale qualcuno la vede come un miracolo, qualcun altro lo vede come l'apocalisse, no? Noi abbiamo voluto fare una cosa molto realistica, fornendo ai lettori la cosiddetta cassetta degli attrezzi, cioè come possiamo usare l'intelligenza artificiale per guadagnare tempo libero, per esempio, no? Perché ormai tutti hanno bisogno di più tempo, qui a Milano si corre, e quindi uno dei mezzi per guadagnare tempo libero può essere l'intelligenza artificiale. Ti faccio subito un esempio pratico. Sentiamo, questa cosa me l'ha raccontata un italiano che si chiama Federico Faggin, un miliardario ormai, che ha inventato il microprocessore. Senza di lui non saremmo nemmeno in onda, perché il microprocessore, come tu sai, i tuoi ascoltatori sanno, è alla base di tutto, la tecnologia ovviamente, tutti gli strumenti tecnologici. Pensate che ogni macchina elettrica che va su strada, dentro la macchina ha circa 3.000 microchip. 3.000, wow! Esatto. E quando purtroppo lanciano i missili nelle guerre varie, dentro quei missili ci sono i microchip. Quindi senza Faggin il mondo si sarebbe fermato. Di lui Bill Gates ha detto, senza Faggin la Silicon Valley sarebbe soltanto Valley. Giusto, ecco, ottimo. Quindi tornando al libro, Faggin che cosa mi dice? Lui ha usato ChatGPT, che è la più famosa, diciamo, il più famoso modello di intelligenza artificiale, l'ha usata per tradurre un lungo testo dall'inglese al cinese. Ma quello che lui dice è che poi questo testo lo devi verificare, quindi tu devi conoscere l'inglese e il cinese. Quindi ti fa guadagnare tempo, perché lui avrebbe messo 5 volte di più a fare questa traduzione. O un traduttore avrebbe impiegato 5 volte il tempo. Okay. ChatGPT te lo fa in 5-6 secondi, però vuole una verifica umana. Chiarissimo. Perché gli errori lui non li vede. La cosa interessante del vostro libro, infatti, è proprio questo, che appunto l'umano è messo al centro, nel senso che non è un manuale tecnico, giusto? Certo. Allora, questo libro non è un manuale tecnico, ma è un libro con una base scientifica, perché il mio coautore, che voglio citare, Eugenio Zuccarelli, è sempre un italiano che ha studiato all'MIT di Boston e poi è andato a lavorare a New York nell'analisi dei dati, nel mondo della salute. Ah, big data. Quindi lui si è occupato di tutta la base, diciamo, scientifica, che comunque è importante ed è autorevole. Io ho raccontato invece le storie, te ne racconto subito uno. E allora no, sai cosa faccio, Gabo? Ti tengo qua invece per raccontarci le storie. Prima andiamo con un po' di musica. Metto il boss, ti piace? Bruce Springsteen. Vai, vai. Ti garba mai il boss, non si sbaglia. Con il boss non si sbaglia mai. E allora andiamo con Bruce Springsteen, con Dancing in the Dark, e poi torniamo qui con Gabriele Di Matteo per parlare del suo libro e parlare delle storie dentro questo fantastico libro. Fra poco, Bruce Springsteen prima e poi Gabriele Di Matteo.
E questo era il boss Bruce Springsteen con Dancing in the Dark, dedicata a Gabriele Di Matteo, che è il nostro ospite di questa mattina, che è qui con noi, che lui non balla nell'oscurità, anzi è la luce che ci porta verso la conoscenza dell'intelligenza artificiale. Ma che roba, Gabo, va bene? Ti piace come idea, no? Cioè, ci porti nella Sì, luce, va allora bene? ti stavo raccontando, Fabio, una storia Vai. che è la storia della maialina Gertrude, E chi è? Chi è? Chi è? perché a un certo punto un signore che si chiama Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, quello che ha inventato la Tesla, ha deciso di far dialogare il cervello umano con i computer, senza l'uso delle mani, senza l'uso di nulla, soltanto trasmettendo il pensiero, e ha preso questa maialina che si chiama Gertrude, gli hanno impiantato nella testa un modulo piccolo, diciamo 10 volte più piccolo di un capello umano, che contiene dei microprocessori, cioè contiene una serie di cose tecnologiche che permette la trasmissione delle emozioni dal cervello al computer. E questa maialina, poi Elon Musk l'ha fatto dare un biberon. Mentre lei ciucciava questo biberon, si vedeva sul computer il fatto che lei godesse di questa cosa, che gli piacesse, eccetera. Qual è l'obiettivo di tutto ciò? Dare alle persone che hanno delle grandi disabilità la possibilità di interfacciarsi con una macchina. E Chiaro. infatti gira sulla rete in questi giorni il video di un ragazzo che sta sulla sedia a rotelle, che non si può muovere, non può muovere le mani, che con questo impianto riesce a giocare a scacchi, Wow. muovendo le pedine soltanto con il Con il pensiero, quindi pensiero. neppure più con lo sguardo, no? Tu ti ricordi che noi a Netcafé facciamo vedere come con l'occhio puoi Sì. guidare, no? Ricordiamo Mentre per chi magari solo si puoi fosse fare. perso, Netcafé è stata una trasmissione pionieristica. Si parlava di internet e tecnologie già negli fine anni 90, Sì, giusto? il primo talk show della storia umana, penso, no? Lo facevamo su Tele Sì, Lombardia. sì, sì, sì. E tu pensa che mi fermano ancora per strada dicendo: "Ah, ma tu sei quello di Netcafé", quindi ha lasciato un Eh sì, eh segno sì, eh sì. pesante. Ecco, un'altra cosa importante del Volevo libro. sapere le persone che hai incontrato in questo libro, chi sono? Chi è che hai Esattamente. Allora, intervistato? intanto il fondatore di ChatGPT, quello che ha Ah, creato beh. ChatGPT, che poi è stato come dire, l'avvio per una diffusione di massa, no? Tu ti Sì. ricordi che in 3 settimane l'hanno scaricato 100 milioni di persone, è stata l'app più scaricata nella storia umana. Quindi ChatGPT, il suo creatore si chiama Sam Altman, ovviamente è un miliardario, ovviamente vive a San Francisco, però ha anche un aspetto umano, perché con i soldi che ha fatto ha cominciato a comprare delle vigne nella Napa Valley per fare il vino. Quindi è uno che ci sta sulla terra, non è uno che vive nell'iperspazio. E questo signore Ogni io l'ho sentito. riferimento a Elon Musk è puramente casuale, diciamo. Esattamente. E niente, Sam Altman, gli ho chiesto se questa intelligenza artificiale farà crescere il benessere delle persone, farà crescere il prodotto interno lordo dei paesi, e lui ha detto: "Non ti so dire di quanto lo farà crescere, sicuramente migliorerà la nostra vita", e fa una serie di esempi che noi riportiamo nel libro. Oltre a Faggini, che ti ho nominato prima, abbiamo il più famoso filosofo etico, che si chiama Luciano Floridi, che insegna a Yale, e lui, poverino, è abbastanza preoccupato perché mancano le regole. Giusto. Nonostante E l'Europa qui sia avanti in quello, esempio, so che la sì, Commissione bravo. europea Sì, l'Europa è diventato un po' il laboratorio delle leggi del mondo. Peccato però che tutto il business e tutta l'intelligenza artificiale è in mano alle superpotenze. Quindi noi facciamo le leggi, gli altri fanno i miliardi, no? Però è importante che ci siano le leggi, e quindi Floridi raccomanda di trattare, questa è una similitudine molto carina. Lui dice: "L'intelligenza artificiale somiglia un po' alle pecore, è un po' come sono le pecore di oggi. I pastori
devono curare le pecore, le devono tosare, devono fare il latte, devono fare. Ma attenzione a lasciare le pecore in un giardino di rose, perché ti distruggono tutto. L'intelligenza artificiale è uguale. Va curata, va studiata, va impiegata, ma non la puoi lasciare a briglia sciolta. Chiarissimo. Allora, Gabo, raccontaci, cioè, dici bene, no, dove possiamo trovare il tuo libro, e so che ci sono anche altri appuntamenti in cui potremmo invece incontrarti proprio Sì. per parlare di intelligenza artificiale. Allora, il libro, ti faccio rivedere la cover, è Eccola già qua, disponibile in intelligenza tutto il artificiale, mondo. come usarla a favore dell'umanità. Quella U su Pubblicato umanità da è Mondadori. bellissimo. Mondadori, perfetto, la U maiuscola. Pubblicato da Mondadori, che tutti conoscono, lo potete trovare nelle librerie, oppure online, ovviamente, no? Si può Ok. comprare su Feltrinelli, su Mondadori, su IBS, su Amazon, dove volete, in formato digitale. Per gli appuntamenti, Fabio, il più vicino è il 4 di aprile, Palazzo Mezzanotte, che i milanesi conoscono come Palazzo della Borsa, dove c'è il dito davanti che fa così, Sì, di Tapperan, ok. no? Per chi ci sta ascoltando in radio, immaginate che dito ha tirato su. Ecco, lo dico. Esatto. E il 4 parleremo a questa AI Forum, che significa Intelligenza Artificiale Forum, dove ci sono 300-400 persone, soprattutto aziende, diciamo, che vogliono imparare a usare questi strumenti per migliorare la produttività e guadagnare tempo libero. Poi sarò da Fastweb, nella nuova sede che sta giù a Piazza Olivetti, dietro la Fondazione Prada, e poi sarò a Sesto San Giovanni alla Campari. Per Beh, insomma, a girare adesso questo. un bel tour. Sappiamo che infatti ti sei infortunato ieri, giusto Gabo? Hai un problema al Sì, perché la polso? mano per firmare le copie mi si è un po' anchilosata. Devo dire, Fabio, che è stato un successo inaspettato, perché non ho mai visto, diciamo, nella mia esperienza di scrittore, avevo fatto già altri libri, ma ieri sono arrivati proprio in tanti a prendere il libro, a farsi firmare le copie. Devo dire che un po' ci ha aiutato anche la location, perché la Mondadori Duomo comunque è un luogo, è un'icona, no? Bellissimo. Sì. Beh, Gabo, quanto è bello continuare comunque a stupirsi sempre, cioè, vedi? Quando pensi di Vero. aver visto tutto, scopri, invece c'è ancora modo di È stupirsi. vero. Hai detto una cosa molto vera, Fabio. Grazie, grazie. Allora, oggi mi porto questa pacca sulla spalla in giro per tutta la giornata, così sono contento. Anche se piove. Anche se Anche se piove, piove sarà. infatti, sarà il mio ombrello, va bene. Ok. Gabriele Di Matteo, grazie mille del tuo intervento, grazie mille del tuo libro, e appunto speriamo di vederti in giro per la città in questo tuo tour Va bene. col tuo libro sotto braccio, va Ciao bene? Fabio, grazie a tutti voi. Grazie mille ancora, Gabriele Di Matteo, mi raccomando, andate a cercarlo sia in libreria appunto che sui vari store digitali, il suo libro è disponibile, mi raccomando, è molto interessante. Intelligenza artificiale. Come usarla a favore dell'umanità con la U maiuscola anche. Mi piace molto quella cosa lì. Grazie mille, andiamo avanti con un po' di musica. Rose Villain con Click Boom.